quello che è successo ieri, ripeto, e non sta a me denunciare purtroppo chi ha fatto questo. Si è filmato, ci sono telecamere, ci sono amiche pubbliche, centinaia e centinaia di persone. Penso che sia andata bene, sia andata bene, perché poteva anche scapparci il mondo. Quindi va bene così, a me non mi va di fare, mi sono sentito violato perché io stavo prendendo un caffè. Essere aggredito, mi sparo, poi dopo in mezzo a un gruppo di persone, certamente non è una cosa bella, però ripeto, io non dico che l'episodio di ieri è stato anche preannunciato, no? In qualche modo, preannunciato dagli striscioni agli obelischi, preannunciato dalla testa di porco ammazzato dentro al campo, preannunciato da tutta questa campagna sui social pazzesca, che io non ha assolutamente nessuna spiegazione, non riesco a capire nemmeno da che parte viene e perché viene. Non so se tutto ciò è poi l'episodio culminante, ma c'è tutta una storia che porta a tutto questo. La partita non giocata, direi anche in maniera abbastanza così arbitrale, le dichiarazioni del sindaco, che poteva anche evitarsene, perché sei primo cittadino, non sei tifoso.